Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video. Come potete vedere alle mie spalle sono in una nuova location, ho cambiato postazione, non so se questa sarà la postazione per sempre, anzi credo di no perché in realtà questo è un angolino che abbiamo creato sul soppalco, quindi ho dovuto portare su tutta l'attrezzatura e quindi non credo di volerlo fare ogni volta, però oggi ci tenevo a registrare questo video in questo angolino che a me e Ste piace tantissimo. Abbiamo creato proprio questa zona relax, angolo lettura, manca una libreria però non c'è molto spazio, sicuramente prenderemo qualche mensolina dove mettere qualche libro, qualche rivista, perché proprio questo è un angolino di relax assoluto. Per farvi capire, questo è l'angolo dove prima c'era l'albero di Natale. Comunque, aperta e chiusa parentesi, partiamo subito con il video. Che video andrò a registrare oggi? Il video delle supposizioni che voi avete su di me, quello che pensate di sapere di me. È un video che ho visto da un sacco di youtuber e l'ho trovato molto carino, simpatico, un modo anche per conoscermi meglio. Quindi su Instagram ieri ho pubblicato una stories dove vi chiedevo appunto di scrivermi tutte le supposizioni che avete su di me, quello che pensate di sapere di me, e ho ricevuto un sacco di risposte, cioè siete state davvero in tantissime. Quindi oggi insieme andremo a leggere le vostre supposizioni. Ieri ho sbirciato qualcosina, alcune hanno azzeccato, altre invece decisamente no, però siete state davvero in tante, quindi sicuramente non riuscirò a rispondere a tutte, ma vediamo un po', anche perché alcune sono molto molto simili tra di loro. Quindi andiamo nelle stories e se non mi seguite vi lascio il mio nickname qua sotto per potermi seguire anche su Instagram, così almeno restate più aggiornate. Ovviamente non leggerò i vostri nomi, ma leggerò soltanto la supposizione. Partiamo subito. Partiamo dalla prima supposizione. Sei una super organizzata. Nel senso che mi piace sì organizzare la giornata, però non sempre riesco a raggiungere tutti gli obiettivi che mi sono prefissata per quella determinata giornata. Quindi in realtà mi piacerebbe essere super organizzata, ma in realtà non lo sono proprio. Un'altra ragazza mi scrive: dolce, grazie mille, un po' perfezionista ma comunque semplice, tieni tanto alla famiglia, sposarti e avere figli. Allora, dolce sì, ma non troppo in realtà, non sono una super 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 dolce da super coccole, super baci, super abbracci, direi di no, però sono comunque sì una ragazza semplicissima. Tengo tanto la famiglia, insomma mi piacerebbe sì avere dei figli e sposarmi, quindi questo assolutamente sì. Hai fatto un liceo ed eri molto brava, penso che tu abbia preso un voto verso il 90. No ragazze, assolutamente no, innanzitutto non ho fatto il liceo ma ho fatto l'alberghiero perché mi piaceva l'idea di aprire una pasticceria. E non ero assolutamente brava perché ero davvero davvero negata, non mi piaceva studiare, per questo motivo non ho fatto l'università, quindi hai sbagliato alla grande. Poi, non riesci mai a stare ferma e cerchi sempre qualcosa da fare. Relativamente, sono una anche molto da divano, da serie TV, mettermi sul divano e non fare assolutamente niente, quindi anche se ho dei giorni dove non ho nulla da fare, sinceramente non mi dispiace, quindi non cerco sempre qualcosa da fare in realtà. Una supposizione che mi è stata fatta, ragazze, davvero da tante tante di voi, e sinceramente non so perché, ma è stata: sei ricca. No ragazze, magari fosse ricca, ma magari, assolutamente no. Potrebbe sembrare visto la casa dove siamo, ma no, decisamente no. Questa è la casa, lo ripeto per chi ancora non lo sapesse, questa è la casa che i genitori del mio moroso hanno costruito quando lui era più piccolino, e quindi insomma, poi l'hanno data a lui, l'hanno lasciata a lui. Per questo motivo abbiamo una casa così grande, ma altrimenti, se questa casa non l'avessimo avuta, sicuramente saremmo andati in affitto, perché no, non sono assolutamente ricca. Ti piace moltissimo pubblicare video su YouTube, un bacio, ti adoro. Un bacione anche a te, assolutamente sì, mi piace molto questo mondo, quindi quando riesco a registrare video sono sempre molto molto contenta di farlo. Poi abbiamo: vorresti avere un brand tuo, vestiti o cose per casa? Nel senso no, probabilmente no. In realtà anni fa avevo aperto un sito dove vendevo delle gonnelline, delle magliettine, però poi non riuscivo a starci dietro e quindi ho lasciato perdere. Forse mi piaceva all'epoca, adesso probabilmente c'è una cosa che non mi interessa più. Tante di voi mi scrivono: ami arredare la casa? Ma va?
Ma va, non si direbbe, vero? Dire assolutamente di sì, mi piace molto tutto ciò che è dedicato all'arredamento di interni, all'arredamento delle case. E anche un'altra supposizione molto gettonata è ami gli animali? Assolutamente sì, mi piacciono proprio tutti gli animali in generale. Poi, vorresti avere due figli? In realtà la mia idea è sempre stata quella di avere tre figli, però non lo so, vedremo. Penso che sei molto ordinata. No. Assolutamente no. Nei video, quando vedete insomma i video così che sistemo casa, lo faccio perché comunque mi piace l'ordine, però non sono ordinata. Cioè, mi piacerebbe esserlo, però sono abbastanza disordinata. Quando poi mi dico, ok Giada, devi riordinare la stanza perché è un casino, lo faccio perché mi piace vivere nell'ordine, però di natura non sono assolutamente ordinata. E ti credi chissà chi? Secondo me no, nel senso, magari questo è quello che potrebbe passare attraverso i video, perché molto spesso le persone che fanno video passano per quelle persone che insomma se la tirano, che si credono chissà chi, perché magari hanno un seguito. Io assolutamente no, cioè te lo posso assicurare, però insomma è quello che pensi. Poi un'altra supposizione, non ti importa se non vai ad eventi come le altre YouTuber. E in realtà molto spesso non vado agli eventi, ma non perché non mi invitano, ma perché io non ci posso andare. Avendo un altro lavoro oltre a YouTube, non riesco sempre ad essere libera per andare a Milano e partecipare a quel determinato evento. Alcune volte mi è capitato di poterci andare, ma di non avere tutta quella voglia di andarci, quindi non sono andata. Altre volte mi è capitato di essere invitata, quindi volerci andare, però purtroppo non poterlo fare a causa del lavoro. Quindi insomma, non sempre riesco ad andare a Milano principalmente per il lavoro, però mi è capitato in realtà di decidere io di non andare anche se potevo farlo. Ti piacciono i profumi dolci o freschi? È vero, io adoro, 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 adoro le profumazioni dolci. Hai fatto equitazione? Ma perché? No, non l'ho mai fatta. Mi piacciono tantissimo i cavalli. Sono andata una volta a cavallo, ma giusto così un pomeriggio con le amiche. Però equitazione vera e propria non l'ho mai fatta. Sei molto timida e tendi ad evitare scontri e litigi. È vero, sono timida, non sembra dai video, però lo sono con le persone che non conosco e quindi è vero, cerco di evitare gli scontri e i litigi. Brava, brava. Questa ragazza mi scrive: "Ma stai tutto il giorno a casa? Che lavoro fai?" Ma come sto tutto il giorno a casa? Ovviamente quando faccio le stories è ovvio che sono a casa e che ho il tempo libero per poterle fare, però in realtà lavoro in un centro commerciale, faccio la commessa e metà della mia giornata, perché comunque faccio un lavoro part-time, lo occupo con questo lavoro. Quindi no, non sono a casa tutto il giorno a far nulla. Poi vediamo altre supposizioni. Sei una persona sensibile e dolce. Sul fatto del dolce, ripeto, non molto sensibile, però sì, mi emoziono anche guardando semplicemente un film strappalacrime. Mi emoziono anche con quello, quindi sì, sensibile sì, dolce un po' meno. Hai una vita piuttosto noiosa? No, sinceramente, secondo me no, assolutamente no, anzi, ho sempre un sacco di cose da fare e tante volte arrivo a fine serata che dico questo non sono riuscita a farlo, questo non sono riuscita a farlo, questo non sono riuscita a farlo, perché davvero 24 ore per me sono decisamente poche in un giorno, quindi no, non credo di avere una vita piuttosto noiosa. Ami talmente tanto Stefano e sta talmente bene con, e sei talmente bene con lui da aver accantonato un po' l'amicizia. È vero, purtroppo questo è vero. Da quando mi sono fidanzata con lui, ormai sono passati anni, davvero anni, ho iniziato un po' a lasciare da parte l'amicizia. Un po' perché stavo tanto tanto con lui all'inizio, quindi magari uscivo un po' poco con le amiche, e poi col tempo, insomma, è successo che abbiamo iniziato anche a sentirci di meno, quindi è proprio vero. E questa ragazza mi scrive: "Sei una persona che dopo tanta lotta ha trovato la serenità." No, fortunatamente no, non ho mai avuto grossi problemi nella mia vita, quindi non ho faticato per nulla in particolare e quindi no. Sei una ragazza poco sportiva, ma riesci a tenerti in forma mangiando sano? No e no, o meglio, sì e no. Quindi sono una ragazza poco sportiva, è vero, non amo molto lo sport, quando ero più piccolina facevo ginnastica artistica, ma adesso no, non sto facendo più nulla da tantissimi anni ormai. E in realtà non mi tengo in forma mangiando sano perché in realtà mangio un sacco di schifezze, quindi no. Poi un'altra supposizione: non hai tante amiche, è vero. Io sono però dell'idea che è meglio avere
pochi amici, ma buoni, piuttosto di grandi compagnie, grandi frequentazioni. Io preferisco contare gli amici sulle dita di una mano. Non ti piacciono su di te i capelli corti? È vero, cioè non mi immagino proprio con i capelli corti, infatti non li ho mai tagliati sopra le spalle, mai. Hai paura del buio? No, anzi, io adoro dormire totalmente al buio. Non mi dà fastidio se c'è la luce, però del buio non ho assolutamente paura. Ho paura soltanto quando mi capita di sentire dei rumori, specialmente se sto guardando un film un po' spaventoso, un po' di paura, un film horror. Allora, se sento dei rumori, poi vengo un attimo un po', mi spavento, però paura, paura del buio, in realtà no. Non ti piacerebbe vivere all'estero? È vero, è proprio vero. Mi piacerebbe passare qualche mese all'estero, ma soltanto qualche mese. Trasferirmi definitivamente? Assolutamente no. Tra i tanti sei ricca, perché ce ne sono stati davvero tanti e che hanno fatto questa supposizione, una ragazza mi scrive: tu e ste state bene economicamente. Allora, io ormai ragazze lavoro da 6 anni, sì, da 6 anni che lavoro, quindi tutti i mesi prendo lo stipendio e mi piace comprarmi le cose che mi piacciono, togliermi qualche sfizio, eccetera. Però sono una ragazza anche che mette in parte i soldi, quindi insomma li spendo, però mi piace anche avere poi qualcosina in parte su cui poter contare. Fortunatamente non abbiamo le spese da fare per quanto riguarda la casa, affitto oppure mutuo, quindi questo è sicuramente un grandissimo, grandissimo aiuto. Quindi molto, molto spesso, ogni tanto, ci concediamo degli sfizi, come un viaggio, con un acquisto magari di un vestito, di una scarpa un po' più costosa, diciamo. Secondo me sei una maniaca del controllo. Nì, nel senso che mi piace avere le cose sotto controllo, però se qualcosa mi sfugge e non è sotto il mio controllo, non impazzisco, quindi non sono così maniaca. Sei stata in più di 20 stati? Purtroppo no. Ti piace il bianco? Sì, non si direbbe, vero? Ste è il tuo primo e unico amoroso che hai avuto? No, sono insieme a lui ormai da tantissimi anni, però in realtà quando ero più piccolina ho avuto un'altra relazione abbastanza lunga per l'età che avevo, perché avevo 16 anni, durata circa 2 anni, quindi non è stato l'unico amoroso, l'unica storia seria che ho avuto. Non lavori. In realtà, come dicevo prima, lavoro già da un sacco di anni. Sei fissata con le pulizie? No, nel senso mi piace avere la casa ordinata, pulita e profumata, però se un giorno non riesco a fare una pulizia, non riesco a fare il letto, a sistemare qualcosa, non lo faccio, pace amen. Una cosa che tengo, a cui tengo molto è sistemare la cucina prima di andare a dormire, quello sì. Per il resto, se qualcosa è in disordine o non è perfettamente pulito, insomma lo farò nei giorni a venire, non sono proprio così fissata. Sei giovanissima. In realtà molte, molte, molte persone sbagliano sempre la mia età. Mi dicono che sembro molto più piccola dell'età che ho. Io ho 27 anni, fra pochi mesi ne farò 28, purtroppo, e tante persone mi danno 22, 23, 24 anni, quindi è vero, sembro più giovane di quello che sono. Leggiamo le ultime, diciamo, quattro supposizioni, dai. Preferisci i cani ai gatti? È vero, è vero, amo i cani, non mi dispiacciono neanche i gatti, però non prenderei mai un gatto come animale domestico perché secondo me sono meno affettuosi rispetto ai cani, quindi sì, preferisco i cani, hai proprio indovinato. Poi, non sei una persona gelosa. È vero, non mi reputo una persona gelosa, lo sono soltanto se l'altra persona mi dà modo di esserlo, altrimenti così, senza nessun motivo, non lo sono. Questo mi ha fatto morire perché mi scrive: sei tirchia. No, ma magari fossi tirchia. No, non sono tirchia, non sono nemmeno una con le mani bucate, perché se c'è qualcosa che mi piace, non ci penso due volte, me la compro, però non spendo tutti i soldi che guadagno, quindi non sono tirchia perché non metto in parte tutto quello che guadagno, ma mi piace comunque, insomma, togliermi degli sfizi, però tirchia decisamente no. Consumista. Purtroppo hai proprio ragione, sono molto consumista. Tante volte compro delle cose, delle stupidatine. Vedi ad esempio Primark. Quando vado da Primark esco sempre con qualcosa, o anche da Tiger. Sono comunque degli oggettini, delle cosine che mi compro, perché in sostanza non è che mi servano per forza. Oppure ho anche tanti tanti vestiti e potrei averne molti meno, perché anche quelli no, non li metto tutti, non li uso tutti e quant'altro. Quindi sì, sono decisamente una persona abbastanza consumista, vero? Vorresti un altro cane? Assolutamente sì, bravissima, mi piacerebbe prendere un'altra chihuahua, stavolta Chiara, mi piacerebbe molto sia per fare compagnia a Gioia, ma poi proprio perché mi piacciono tanto i cani, quindi ne vorrei prendere un altro. E poi dai, leggiamo l'ultima e poi basta. Vediamo un po'. Suppongo che lavori in una profumeria. No,
Sbagliato, faccio la commessa, questo è vero, lavoro in un centro commerciale, ma non lavoro in profumeria, ma lavoro bensì in una gioielleria. Non dico quale, però lavoro in una gioielleria. Nulla, direi che questo video può anche terminare qui perché non voglio che diventi lunghissimo. In realtà non ho letto tutte le vostre supposizioni perché ce ne erano davvero tante, tante altre. Alcune si ripetevano, ma alcune non sono riuscita a leggerle. Però, insomma, spero di esservi stata di compagnia. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollicino in su ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Ragazzi, vi mando un mega bacione e noi ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!